Sì, ma come fare per parlare in pubblico con più sicurezza, più serenità, ma soprattutto il senso di sicurezza, cioè devo essere consapevole di quello che sto facendo. Come coinvolgere le persone quando parlo con loro? Presento un prodotto, un'idea, un servizio? Vabbè, su questo canale trovi tanti contenuti utilissimi, pratici, anche stimolanti, però io adesso ti metto in evidenza alcuni contenuti in particolare. Questa è una collezione di trailer, cioè di introduzioni a video più completi. E per ogni trailer tu troverai anche un'idea che può essere interessante, ti può aiutare per lo specifico tema. Poi trovi anche qua sopra i link ai singoli video lunghi. Questi sono i video che sono stati più interessanti, sembra che siano stati graditi di più dal pubblico. Perché il pubblico è importante, gradisce, quindi bisogna ascoltarlo. Ascolti il pubblico? Beh, io l'ascolto. E quindi ti auguro buona visione con i trailer. Se hai domande, quindi se vuoi che sviluppi altri temi, altre tematiche, tu mi scrivi qua sotto nei commenti e io cercherò di girare video, o naturalmente che abbiano a che fare con il public speaking pratico. Perché ci sono persone che ci coinvolgono con la loro energia da subito? Qual è il loro segreto? Il primo, il più potente, è sicuramente l'effetto priming. In altre parole, l'effetto priming consiste nella prima impressione che ci dà. Ora, tutto quello che ci dicono successivamente naturalmente discende da questo effetto priming, cioè è come se prendesse il colore di ciò che ci hanno detto all'inizio e del modo in cui si sono presentate queste persone. Naturalmente poi dopo dobbiamo continuare con coerenza rispetto alla prima impressione. Ma, oltre a questo, dobbiamo anche variare l'espressività in base a quello che stiamo davvero dicendo. Primo effetto priming si ha con il sorriso. Quindi incontro una persona, che cosa faccio? Le sorrido. E naturalmente le mie parole acquisiscono una musicalità grazie al sorriso. Fare discorsi e interessare le persone. Quindi suscitare l'interesse di chi abbiamo davanti. Magari rispondere a delle domande e sempre stimolando l'interesse della persona che ci sta ascoltando. Com'è possibile questo? Beh, allora, interessare viene da interesse, cioè inter-est, che letteralmente vuol dire stare nel mezzo. Allora, dobbiamo dire cose che stiano nel mezzo della persona che abbiamo davanti. In altre parole, dire cose che siano centrate rispetto a ciò che incuriosisce l'altra persona e a ciò a cui tiene l'altra persona. Quindi, prima di tutto, dobbiamo toccare le persone su cose che le riguardano maggiormente. Facciamo un esempio. Se ci troviamo davanti a una platea di nonni e parliamo di risparmio, possiamo parlare, sì, di risparmio in senso lato, ma se parliamo di risparmio per costruire un risparmio per i nipoti e per i figli, ecco che questo può essere maggiormente al centro dell'interesse dei nostri nonni. D'altra parte, ho cominciato questo video dicendo parlare interessando le persone. Perciò, se tu sei curioso o curiosa su questo argomento, ecco che continui. Ciò significa che interessare le persone è un lavoro di discernimento, cioè alla fine le persone scelgono se seguirti oppure no. Perciò all'inizio che cosa faccio? Lancio il tema. Il tema, cioè, è ciò di cui noi andiamo a parlare. Ma attenzione, lancio il tema, non subito la mia idea. Perché? Perché la mia idea è il centro del mio interesse. Quindi interessa a me personalmente. Ciò che vorrei è che questa idea interessasse anche alle persone che ho davanti. Allora, per farlo, ecco perché devo utilizzare il tema. Perché il tema è il cardine, cioè il centro di interesse di entrambe le persone. Gestire i collaboratori e magari anche i clienti nei momenti in cui non ci si capisce, cioè quando ci sono delle difficoltà di comunicazione, qualcosa va storto. Per esempio, con un collaboratore o una collaboratrice a cui chiediamo di fare cose in un certo modo e poi ci ritornano indietro, invece fatte in tutt'altro modo. Potrebbe questo essere una risorsa se il modo nuovo fosse vantaggioso, se portasse a nuovi risultati, risolvesse anche certe problematiche o riducesse i tempi o migliorasse anche i costi. E a volte invece può accadere il contrario, eppure magari questo comportamento si può ripetere nel tempo e non riusciamo ad arrivarci in fondo. Come possiamo fare allora? La prima cosa è chiederci quali sono gli obiettivi reali di un confronto. Cioè, se io voglio confrontarmi con questa persona, mi devo chiedere: io voglio a tutti i costi avere ragione? Cioè, lo scopo è
riuscire ad arrivare in fondo alla questione, migliorare per esempio i processi di lavoro e di collaborazione, oppure dimostrare che io sono nel giusto. Questa è la prima discriminante. Oppure addirittura, peggio ancora, punire una persona, umiliare una persona. Tu dirai, ma io non voglio punire, umiliare nessuno. Sì, è vero, assolutamente, non sto dicendo questo, ma attenzione, perché potrebbero esserci anche nostri processi inconsci. Cioè, a tutti i costi vogliamo valorizzare la nostra autorevolezza e rischia di tradursi in autoritarismo, cioè in una autorevolezza in realtà imposta con la forza, anche la forza semplicemente verbale. Bene, come evitare tutto questo, o come cercare quantomeno di ridurlo ed essere consapevoli che c'è questo rischio? Essere espressivi quando si parla. Come si fa? Come si fa, cioè, a parlare in modo tale che le persone sentano che, ah sì, è convinto, è convinta di quello che sta dicendo e lo sta dicendo in un modo tale per cui mi sento coinvolto o coinvolta? Allora, prima di tutto, evitiamo l'idea pericolosa di voler fare bella figura. Di questo io ho già parlato nella mia newsletter e anche puoi vedere la lettura in video della mia newsletter, ti lascio il link qua sopra e qua sotto. In sintesi, l'idea di voler fare bella figura non c'entra niente con la espressività, perché esprimersi significa tirare fuori e condividere ciò che noi abbiamo dentro di noi, come pensiero, credenze, idee, opinioni, sensazioni, emozioni. Mentre invece la bella figura è appunto una figura, cioè una dimensione estetica esteriore che è troppo superficiale. Ecco perché è scivolosa. Però c'è un altro punto. A noi piace piacere. Questo ha a che fare con la bella figura, ma non solo, ha a che fare anche con i contenuti. Significa che a volte possiamo chiederci, ma chissà, quella persona lì con cui devo parlare, che cosa le piacerebbe sentirsi dire da me? E quindi mi oriento sul pensiero, le credenze, l'opinione della persona che ho davanti o magari della platea a cui sto per parlare. Significa allora che io cerco di dire cose che siano in sintonia con le persone a cui e con cui parlo. Ma attenzione, questo è pericolosissimo. Eh sì, perché significherebbe assecondare quelle persone. Quando assecondo, letteralmente, io mi faccio secondo, cioè seguo, come dice la parola, seguo le altre persone. Non è questione che per forza io devo fare il leader, quindi devo guidare le persone, ma no, questo non c'entra niente. Ma nemmeno voglio essere secondo, cioè tutto quello che fanno dicono gli altri, anch'io. E questo è pericoloso. Perché? Perché nego la mia personalità, le mie idee, le mie opinioni, le mie emozioni. E allora non mi esprimo. Ecco un altro punto fondamentale. E poi, nella pratica, la voce verde della calma e dell'empatia. Ci aiuta a farci sentire vicini alle persone a cui parliamo, quindi ai clienti, ai collaboratori e alle persone a cui vogliamo bene. Ce l'ha insegnata la voce verde Ciro Imparato, speaker, doppiatore e psicologo. Domanda, dobbiamo fingere? Assolutamente no, perché oggi ti faccio vedere che noi utilizziamo in realtà in modo naturale questo tipo di espressività. Perché, come diceva Ciro Imparato, la voce verde ci esce ogni volta che siamo davvero vicini alle persone. Oggi lo vediamo. Ogni volta, cioè, che noi comprendiamo gli stati d'animo delle persone e sappiamo ragionare dei loro stati d'animo. Per esempio, una persona piange e noi ci mettiamo a piangere perché lei piange. Questa non è empatia. Questa è un limite simpatia, tanto che ci porta a provare la stessa cosa e allora a contagiarci emotivamente. Tecnicamente si chiama proprio contagio emotivo. L'empatia è un'altra cosa. Io riconosco l'emozione della persona, ci ragiono sopra e ragiono anche su come agire con questa persona. Quindi oggi vediamo la voce verde, la voce dell'empatia, così come l'aveva definita Ciro Imparato, e poi facciamo altre riflessioni sulla utilità pratica di questo strumento espressivo potentissimo. Sai cosa farei io se avessi visto questi trailer, questi video? Io mi iscriverei al canale. Sì, sì, al canale che c'è, il mio canale. Io mi iscriverei. Poi uno fa quello che vuole. Poi sai cosa farei ancora? Mi iscriverei. Qui c'è il canale Telegram, questo qua. Pensa che qui ci sono, non lo dico poi dopo, ci sono degli audio interessanti, perché ci sono delle novità. Lo dico anche per te che stai. Delle novità con gli audio, le anteprime dei video. Super interessante. Io mi iscriverei. È gratis. Ci vediamo.